Quando avevo 15 anni, una conoscente fece leggere alcune mie poesie a un editore, al quale piacquero talmente tanto che ne pubblicò un paio in un'antologia. Cominciai così a frequentare la casa di questo editore e lì conobbi Maria Corti, Luciano Erba, Davide Turoldo e Giorgio Manganelli. Pasolini, Pasolini un carattere orribile. Non era simpatico per niente. Rigoroso e ancora di più noioso. Io, per fargli dispetto, gli correvo dietro e gli facevo scoppiare i petardi tra i piedi. Ero più un maschiaccio che una ragazzina. Mi piaceva stare con lui, era scontroso, burbero, ma anche determinato. Forse l'ho anche amato. Mi piaceva pensare che quelle mascelle così serrate fossero come un pugno sul cuore di un uomo. Era una ragazza vivace, impertinente, e per gli uomini così una donna non va bene. Poi c'era questa specie di foca enorme che era Giorgio Manganelli, che mi guardava sempre il décolleté. Sbirciava e io non capivo, ero una bambina. Deve essere nata così questa grande affettuosa amicizia. Amicizia sì, perché prima di amarci ci abbiamo messo un po'. Lui era un professore, aveva 27 anni e io lo vedevo come un vecchio. Io ne avevo appena 15. Avrei voluto scrivere un romanzo intitolato Albergo a ore, facendo allusione agli innumerevoli alberghi che abbiamo visitato, Manganelli ed io, nelle nostre perdute scorribande amorose. Sulle lenzuola degli alberghi mettevamo sempre le nostre firme, con una piccola corona sopra, che stava a significare che, amandoci, eravamo i padroni del mondo. Ensemble lourd, l'état de velours de ton lit, quand j'oublie jusqu'à notre amour. Qui m'entoure déjà dans la nuit, un bateau bas s'en va quelque part, les gens se séparent, j'oublie. Da caso de violon résout notre mélodie, mais j'oublie pas, on se sépare dans un jour contre jour, tout est fier. Quando gli innamorati si parlano attraverso gli alberi e attraverso mille strade infelici, quando abbracciano l'edera come se fosse un canto, quando trovano la grazia nelle spighe scomposte e dagli alti rigogli
quando gli amanti gemono, sono i signori della terra e sono vicini a Dio, come santi più ebri. Gente mi ha domandato di te, come se fosse possibile chiedere a un morto cos'era in vita. Non eri nulla. Anch'io mi vergogno quando mi chiedono se sono una poetessa. Mi vergogno in un modo amabile e gentile, come tu ti vergogni di essere la poesia e la vita. Giorgio, io non sono un valzer, e se l'opera d'arte casualmente lo è il valzer triste di Sibelius, una cosa amara e dolcissima che traligna verso la morte. Sai, una donna decomposta come sono io, un uomo decomposto come eri tu, non potevano che trasmigrare in due figure di sogno, un grande Pinocchio e una fatina petulante e misera, che come in Coppelia vanno a guardarsi dall'alto di un loggione di cartapesta.